Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia. Ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, oh mio Signore, Cristo Gesù. Dal libro di cielo, volume 7, capitolo 17, 15 maggio 1906. Continuando il mio solito stato, sentivo un'estrema afflizione per la privazione del benedetto Gesù e quasi stanca e sfinita di forza. Or quando si è appena fatto vedere nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, è un continuo reprimere che l'anima deve fare a se stessa. Perché l'anima è come una spugna, se reprime se stessa si impregna di Dio e impregnandosi di Dio sente la vita di Dio in se stessa e quindi l'amore alle virtù, tendenze sante, si sente espugnata se stessa e trasformata in Dio. E se non reprime se stessa resta impregnata di se stessa e quindi sente tutti gli effetti che contiene la corrotta natura. Tutti i vizi escono a far da capolino, la superbia, l'invidia, la disubbidienza, l'impurità, eccetera, eccetera. Capitolo 18, 18 maggio 1906. Sentendomi molto sofferente d'anima e di corpo, che io stessa non so come vivo, quando appena il benedetto Gesù l'ho visto nel mio interno che si riposava e dormiva tranquillamente. Io lo chiamavo, lo tiravo e lui non mi dava retta. Onde, dopo molto stentare, mi ha detto: diletta mia, non voler turbare il mio riposo. Non mi dici tu di voler soffrire invece mia e di voler soffrire nella tua umanità tutto ciò che io dovevo soffrire nella mia umanità se fosse vivente, intendendo di ristorare le mie membra sofferenti con le tue sofferenze, soffrendo tu per lasciarmi libero. Onde, mentre tu soffri, io mi riposo. E mentre ciò diceva, si addormentava più profondamente ed è scomparso. Questo che mi ha detto sono le mie continue intenzioni nelle mie sofferenze. Capitolo 19, 13 giugno 1906. Me la passo sempre in continua privazione di Gesù, al più si fa vedere alla sfuggita o nel mio interno che si riposa e dorme senza dirmi una parola. E se faccio per lamentarmi, o se ne esce col dirmi: a torto ti lamenti. Che vuoi da me? Ebbene, mi tieni nell'intimo del tuo interno. Che vuoi di più?
Oppure, se mi tieni tutto in te, perché ti affliggi? E perché non ti parlo? Col solo vedermi già ci intendiamo. Oppure se ne esce con un bacio, con un abbraccio, con una carezza, e se vede che non mi acquieto, mi rimprovera severamente col dirmi: mi dispiace solo il tuo dispiacere, e se non ti acquieti, ti farò dispiacere davvero col nascondermi del tutto. Chi può dire l'amarezza dell'anima mia? Mi sento stupita e non so manifestare quello che sento. E poi in certi stati d'animo è meglio tacere e passare innanzi. Onde questa mattina, appena l'ho visto, mi sono sentito trasportare fuori di me, e non so dire bene se fosse paradiso. Stavano molti santi, tutti incendiati d'amore, e la meraviglia era che tutti amavano, ma l'amore di uno era distinto dall'amore dell'altro. Io però, trovandomi con questi, cercavo di distinguermi e sorpassarli tutti nell'amore, volendo essere la prima di tutti ad amarlo, non soffrendo il mio cuore, troppo superbo, che gli altri mi uguagliassero, perché mi pareva di vedere che chi più ama è più vicino a Gesù ed è più amato da Lui. Oh, l'anima darebbe in tutti gli eccessi, non curerebbe né vita né morte, né pensa se le conviene o no. Insomma, farebbe anche degli spropositi per ottenere questo intento di essere a Lui più vicina e di essere amata un tantino di più dal suo sommo ed unico bene. Ma con mio sommo cordoglio, dopo breve tempo, una forza irresistibile mi ha ricondotta in me stessa. Bene, indubbiamente il secondo e il terzo capitolo che abbiamo appena letto insieme contengono delle suggestioni, delle esperienze anche, ecco, proprie della vita del tutto peculiare che ha vissuto Luisa. Come sempre però, e ve lo vedremo per estensione, considerando sempre il principio che anche ciò che è soprannaturale e straordinario ha comunque un analogato, un fondamento nell'ordinario, vedremo che ci offriranno comunque spunti di meditazione. Il primo capitolo invece è alla portata di chiunque e ci ricorda un principio molto bello attraverso un'immagine. Le immagini sono sempre molto molto comunicative. Noi dobbiamo immaginarci una spugna, no? Per fare, come si dice, imbibire di acqua una spugna, dobbiamo premerla, dobbiamo schiacciarla. La schiacciamo, apriamo l'acqua e la lasciamo, diciamo così, tornare al suo livello naturale. Se facciamo questo, la spugna si impregna. Se invece non facciamo questa operazione, l'acqua scivola sopra la spugna e la spugna non si impregna di acqua. Questa è un'immagine stupenda, questa qui, perché Gesù la usa per dire che ci si può riempire di Dio tanto quanto si reprime se stessi. Noi capiamo che reprimere, che adesso vedremo un attimo bene che significa, è una variante del rinnegare se stessi, no? Quindi Gesù sta, chi osando il suo stesso Vangelo, chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prendi la sua croce ogni giorno e mi segue. Quindi significa che questa operazione è imprescindibile, c'è una corrispondenza biunivoca, si direbbe. Tanto ti reprimi quanto Dio ti riempie, e quanto tu non ti reprimi, e quanto più Dio ti scivola addosso, resti semplicemente impregnato di te stesso, cioè la spugna resta spugna. Ecco. Reprimere se stessi, che significa? Ecco, possiamo chiamare questa repressione di se stessi, insomma, sembra un termine un po' negativo, no? Diciamo, mamma, quello è represso, semplicemente come dominio di se stessi. E rinnegare se stesso significa negare a se stesso tutto ciò che ci porta lontano da Dio, questo è detto in altre parole, no? E cos'è che ci porta lontano da Dio? Sono tutte le manifestazioni del nostro io. C'era un proverbio popolare che dice che o lo fa l'asino, ecco, e che
Tra io e Dio c'è solo una consonante di differenza da un punto di vista morfologico, grammaticale, ecco. Però c'è un abisso. In un'anima celeste, Dio è il centro, in un'anima terrestre, l'io è il centro. Allora, quanto più nelle piccole come nelle grandi cose, no? Noi sappiamo ci sono come dire, delle repressioni. Si può fare qualche esempio, no? Che sono obbligatorie per non perdere la grazia. Cioè, se io sono nervoso, non posso dare sfogo all'ira, devo cercare di contenerla. Se la sfogo con uno sfrondone, con una volgarità, faccio male. Se la sfogo con una bestemmia, faccio peggio. Se la sfogo aggredendo, insultando il prossimo, faccio molto male. Così devo fare tutte le cose. Mi viene un pensiero impuro, non lo devo assecondare. Ecco. Se al pensiero faccio seguire il vedere ciò che non si deve, faccio peggio. Fare ciò che non si può, faccio peggio ancora, eccetera, no? Quindi queste sono, come dire, potremmo chiamarle tra virgolette le repressioni indispensabili, perché quando uno dà libero sfogo a qualunque cosa che gli frulla per la testa, è chiaro che vive certamente lontano dalla divina volontà. Ecco. Solo che per quanto ci riempiamo con Dio, qui c'è già un prodromo anche di quello che poi Luisa divinamente, graziosamente dice nell'ultimo paragrafetto, che potrebbe sembrare una cosa brutta, ma brutta non lo è affatto. È l'unica gara che possiamo fare gli uni con gli altri, ecco, senza rischiare di cadere in superbia. Cioè, la spugna, come noi sappiamo, tu la puoi stritolare, quindi proprio ridurre al minimo possibile, e chiaramente quando è ridotta così, quando poi la apri, se si impregna di molta più acqua. Gli puoi fare una leggera pressione, se ne impregna di poco, gli puoi fare una pressione media e se ne impregna abbastanza. Quindi, l'anima che reprime ciò che si deve reprimere sotto pena di peccato, o peggio ancora di peccato grave, per carità, si impregna un pochino di Dio, quindi perché vive nella grazia, ma pochino, d'accordo? Perché quello è lo stretto indispensabile, d'accordo? Perché il peccato è ciò che ci porta completamente fuori, d'accordo? La grazia non c'è più, quindi l'acqua, che simboleggia la grazia, sulla spugna non ci sta proprio, quando non stiamo in grazia di una spugna secca. Però è ovvio che se io aspiro ad essere impregnato completamente, quindi ad essere ripieno di Dio, a sentire la vita di Dio in me stesso, che poi insomma, cioè, chi vive nella divina volontà a questo aspira, perché la vita della divina volontà è vita di possesso della volontà divina e con essa di tutte le ricchezze e splendori, gaudi, felicità di Dio stesso. Cosa che ovviamente non può venir data assolutamente a chi non cammina completamente all'unisono con la divina volontà, in tutto e per tutto. Ecco, quindi non c'è soltanto ciò che è male o che è proibito. Facciamo un esempio, no? E si fanno sempre i soliti esempi, anche se un pochino sensibili, ma è importante far capire, no? Ascolto la musica. La buona musica di per sé è lecito ascoltarla, però devo vedere anche le risonanze interiori che produce, perché se sento una buona musica e questa poi mi frulla per la testa per tutto il giorno, pur essendo una buona musica, quindi né per la qualità né per le parole dei testi, insomma c'è niente di male, però mi suscita dentro il cuore risonanze non proprio tanto per la quale, o cose di questo genere. Che significa? Significa che mi sta distogliendo un pochino, questo è proprio un esempio, diciamo, un po' raffinato, insomma, no? Però, tanto per farsi capire, da Gesù. E allora certamente è, se io volontariamente, liberamente, senza sentire nessun obbligo, senza farmi scrupoli, perché poi Nostro Signore ci lascia liberi, però perché desidero una maggiore unione con Dio, lascio perdere di sentire magari quella certa canzone che mi
Ho represso me stesso, nel senso che rinuncio ad una cosa che mi piacerebbe, che mi andrebbe per amore di Gesù e per non perdere questa sua familiarità, questa sua presenza, questa sua amicizia, questa percezione, ecco, sente la vita di Dio in se stessa, no? Gli esempi di questo genere, poi, torno a ripetere che questi sono input, no? È chiaro che chiunque prega su questo brano e deve farlo se vuole che la meditazione porti frutto, dovrà dire: bene, come sto messo io, com'è la spugna della mia anima, quanto è repressa e quanto invece è espressa. D'accordo? E se è espressa, è impregnata di se stessa, e questo, come sempre, noi lo vediamo se impariamo ad essere oggettivi con noi stessi. Quando lasciamo briglia sciolta tutte quante le nostre voglie, tutto quanto quello che ci passa per la testa, escono fuori tutti i vizi, la superbia, l'invidia, la disobbedienza, l'impurità. Questo è. Sono tutte quante, come dire, leggi interiori, no? La vita interiore, questo chi la conosce lo sa, è retta da una serie di leggi che non sono uguali, ma sono analoghe a quelle del mondo fisico. C'è proprio delle leggi, certo, non sono ferree, non sono assolutamente incontrovertibili, ma sono leggi. Ecco, quindi se tu non ti impregni di Dio, esce fuori il tuo io, e il tuo io, nello stato di natura decaduta, produce questi frutti: superbia, invidia, disobbedienza, impurità, eccetera, eccetera, come dice Gesù. Adesso passiamo al secondo e al terzo capitolo. Qual è il valore universale, ecco, delle cose che qui Luisa vive in maniera straordinaria? Primo, soffrire per Gesù, perché lui si riposi. Secondo, amare Gesù tanto da superare nell'amore tutti, ovviamente. Io mi permetterei di fare una grossa, perché qui bisogna escludere i fuori quota, perché per esempio la Madonna, meglio che non ci mettiamo proprio a competere, perché è una battaglia assolutamente persa prima ancora di cominciare a combatterla, no? Quindi con la Madonna non si può competere. Però, insomma, per il resto, questo può essere vissuto, anzi, e desiderato da tutti, anche perché la misura dell'amore è proprio la capacità di soffrire per la persona che noi amiamo. È chiaro che io mi verrà il desiderio di soffrire per Gesù, e questo è anche per questo che è molto importante la formazione della nostra coscienza. Se io sono ben formato, perché se penso, ogni tanto si sentono dire degli sproloqui veri, non come quelli che diceva Luisa in giro, no? Ah, ma non serve soffrire, anzi, Gesù non vuole che tu soffri, perché lui ha già sofferto e ha patito tutto per te. Perché tu stia bene, quindi non ti metti in testa di voler soffrire, perché questa addirittura è un'offesa fatta a lui. Io, nella mia esistenza, non ieri, insomma, ma mi è capitato di sentire anche sproloqui di questo genere, insomma, dico, è chiaro che se uno pensa questo, non gli passerà neanche per l'anticamera del cervello, no? Di offrirsi a Gesù o di offrire a Gesù qualche piccola, magari, privazione, sofferenza, con quell'intenzione del tutto particolare, che è di farlo riposare. Gesù si riposa, è certo che si riposa. Questo chiaramente presuppone tutta una corretta formazione teologica, spirituale e ascetica sul valore prezioso che le nostre piccole anche sofferenze hanno e agli occhi di Gesù, che non, nulla va assolutamente sprecato, nulla. E anche qui, nella preghiera personale, che cosa c'è da chiedersi? Numero uno, se io ci credo a questo. Cioè, io credo a chi dice che non serve a niente soffrire, anzi, addirittura si offende Gesù, o che è comunque una cosa buona e a lui gradita. Tenendo presente che se opto per la numero uno, perché, per carità, la nostra coscienza deve interiorizzare i valori, quindi non può essere forzata e non deve essere forzata.
Devo però tenere contestualmente presente che optando per il numero uno, quindi cioè Gesù non serve a niente le sofferenze perché ha già fatto tutto lui, anzi significherebbe offenderlo, vuol dire che una montagna di santi canonizzati dalla Chiesa, sono veramente tanti, anziché essere santificati, non lo so, devono essere rimproverati perché si sono sottoposti, altro che, cioè, a delle privazioni, a delle sofferenze, a delle penitenze, uno basta che si legge qualche biografia dei santi, poi si siede bene seduto su una sedia perché delle volte lasciano veramente senza parole alcune cose, no? Che quando uno le legge ha come reazione, o di questa è una reazione blasfema, anche se umana, dice ma questo era matto, ma questa era matta, gli viene da pensare, oppure questo era veramente innamorato, questa era veramente innamorata di Gesù, non capiva più niente per poter vivere questo amore, la sofferenza e la croce. Quindi noi su questo dobbiamo confrontarci, perché questo non è un punto indifferente. Ecco. Così come meditare la passione di Gesù e piangere sui suoi dolori è gesto bigotto, devoto, insomma, da piagnone, o è una cosa a lui gradita? Questo me lo devo chiedere personalmente. Tutte queste cose vanno tutte quante, cioè io vorrei tanto far passare un punto, cioè la vita nella divina volontà, che poi vita interiore, interpella ogni coscienza davanti a Dio, cioè occorre mettersi davanti a Dio e riflettere, pensare, deliberare, orientarsi, cambiare se necessario, convertirsi. O procedere, andare avanti, santificarsi ancora di più. Sono tutte operazioni che è la singola anima che può fare, non lo può fare nessuno al posto suo. Bene, se io rispondo alla numero due, no, io ci credo, insomma, che Gesù le gradisce le nostre sofferenze e che addirittura si riposa. Voi sapete, io rimasi molto impressionato, conobbi un po' di tempo fa un monastero di carmelitane scalze di stretta osservanza. E queste mi raccontarono, stupenda proprio questa cosa qui, che dentro le loro celle c'erano due cose. Appesa alla parete c'era una croce nuda, senza crocifisso. Mentre poggiato sul cuscino dei propri, chiamiamoli letti, insomma, perché non è che erano proprio dei letti, come dire, ortopedici di ultralusso come i nostri, insomma, comunque chiamiamoli letti, comunque appoggiati sul cuscino dei loro, chiamiamoli letti, c'era il crocifisso, col crocifisso attaccato, quindi sul muro la croce senza crocifisso e sul letto disteso sul cuscino il crocifisso. E mi dissero: ma lei lo sa che significa questo? Dico: boh. Eccoci, la croce è nuda perché su quella croce dobbiamo salirci noi, lui c'è già andato. Quindi non ci sta il crocifisso, perché chi si deve mettere su quella croce sono io ogni giorno. Mentre il crocifisso sta sul letto perché lui si deve riposare. Esattamente quello che dice qui Gesù. Perché lui ha già dato. È già stato sulla terra, ha già sofferto per noi, ha già fatto abbastanza. Quindi lui si riposa. E io proseguo nel tempo a fare quello che lui ha fatto a suo tempo quando era sulla terra. Bella questa immagine, no? Questo è il senso di quello che Gesù ha detto qui. Non c'è bisogno, chiaramente, di andare a soffrire, ecco, le pene straordinarie, mistiche, insomma, di vittima di Luisa, no? Questa è una cosa che è alla portata di chiunque. Poi un'altra cosa, ecco, l'ultima fonte, diciamo così, di suggestione, che è la seguente. Luisa dapprima inizia una santa contesa, insomma, con Gesù, motivata dal fatto che Gesù si faceva sentire poco. Questo
Questa è una cosa tipicamente, l'abbiamo visto tante volte, soprannaturale, però anche questa, ecco, cioè, quando una persona ama, è chiaro che desidera l'amato, no? Sì, qui Luisa si becca pure una minaccia, insomma, da parte di Gesù, ma è una minaccia dolce, d'accordo? Perché Gesù dice, a me dispiace che di vederti dispiaciuta, d'accordo? Ecco, quindi tu non pensare che quando non mi avverti sensibilmente non ci sono, perché sono comunque dentro di te. A parte che questa cosa, anche se non è un essere dentro di noi soprannaturale, possiamo e dobbiamo ritenerla come se fosse detta anche a noi stessi, insomma, perché Gesù è sempre al nostro fianco, numero uno. E glielo giustifica col fatto del dispiacere, però un minimo di dispiacere, un minimo, non può essere sgradito al nostro Signore, perché se uno si dispiace santamente del fatto che non lo sento, oppure del fatto che lo ama poco, oppure del fatto che ci pensa poco. Questa è una cosa buona perché è mossa dall'amore. E anche qui, nella mia preghiera personale, mi manca Gesù, punto interrogativo. E se non ti manca, forse non lo conosci poco, forse lo conosci, non vorrei dire meno che poco, insomma, non vorrei essere troppo catastrofico. E allora bisogna crescere nella sua conoscenza. Crescere nella conoscenza di Gesù vuol dire crescere nella preghiera doc, nella preghiera profonda, quella che si vive cuore a cuore, quella che si vive davanti all'Eucaristia, eccetera, eccetera. E poi c'è questa santa gara. Ecco, a un certo punto Gesù dice: Bene, mo hai fatto abbastanza lontananza, mo ti faccio vedere io. Lo porta in paradiso. Attenzione a una cosa che nota Luisa, che questo dobbiamo darla a tutti, cioè che tutti quanti erano immersi nell'amore, ma attenzione, l'amore di uno era distinto dall'amore dell'altro. Attenzione, distinto come? Era distinto, questo lo dico io, ma si capisce benissimo dal contesto, sia da un punto di vista quantitativo, quindi chi lo ama di più e chi lo ama di meno, e qui Luisa interviene, ma anche qualitativo. Questa è una cosa fondamentale che la corretta, a mio avviso, interpretazione della vita nella divina volontà permette di approfondire. È già stato oggetto, credo, di qualche altra meditazione. Cioè, l'amore che io posso dare a Gesù è l'amore mio, cioè del mio essere, della mia persona. Come io amo e come io lo amo è diverso da come lo ama un altro, migliore o peggiore, questo non possiamo dirlo, ma è sicuramente diverso, perché l'individuo è proprio individuo, perché ha delle sue peculiari e singolari caratteristiche. Per cui un'anima che ama Gesù è quell'anima che ama Gesù, cioè che lui conosce molto bene, perché ogni anima ha un suo ben preciso e distinto pensiero che è diventato realtà per il suo atto creativo. E non c'è nessuno, ecco, che non farebbe cosa sommamente gradita a Gesù ad accogliere il suo amore, a ricambiare il suo amore, perché per questo è stato creato. Quindi un'anima che non ama Gesù, di fatto, misteriosamente ma realmente, fa patire a Gesù una privazione, nel senso che quel tipo particolare di amore proveniente da quella particolare e singolare anima non c'è. Ci potrebbe essere, perché è stata creata per questo, ma non c'è. Poi c'è la distinzione quantitativa. E qui Luisa dice: Io vorrei sorpassarli tutti nell'amore. Cercavo di distinguermi e sorpassarli tutti nell'amore. Ah, superbia questa qui sarebbe, no? No, questa è superbia santa. Questa è superbia santa. È una gara che si può intraprendere, perché non si tratta di voler mortificare, primeggiare sul prossimo allo scopo di umiliarli, no? Ma si tratta di dare a Gesù ciò che è impossibile dargli in maniera adeguata, perché Gesù vuole amare il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le mie forze. E poi c'è anche un altro motivo, perché
Chi va più vicino a Gesù? Chi lo ama di più? Basta ricordare i Vangeli. Pensiamo all'episodio famoso di Maria Maddalena, allo scandalo di Simone il Fariseo. Ma non solo va più vicino a lui, è più amata da lui, perché, come altre volte abbiamo detto, c'è un amore, come dire, di compassione, e un amore di, come dire, naturale, se così vogliamo chiamarlo, insomma, che Dio, e quindi Gesù, che è Dio, non dimentichiamolo mai, ha verso tutte le creature, appunto in quanto perle dei suoi occhi, in quanto oggetto della sua creazione, in quanto redente dal sangue di Gesù, eccetera. Ma esiste anche l'amore di dilezione. Noi possiamo, come dire, come fece la Madonna ha fatto perdere la testa a Dio. Io questo ormai, questa espressione la uso tranquillamente, cioè Dio non ha capito più niente quando si è trovato dinanzi alla Madonna, eh? E la Madonna ci ha messo del suo qui, perché la Madonna amava come ama lei, d'accordo? Con la sua anima particolare, con la sua creaturalità specifica, e questo suo amare Dio nel modo in cui solo lei poteva amarlo ha causato, cioè, un ritorno. È certo che Dio ci ama sempre per primi, come dice San Giovanni, non noi amiamo perché lui ci ha amato per primi, questo è il primato di Dio, non si tocca, d'accordo? Però lui ci ama per primi, ma tu come rispondi, come corrispondi, come ricambi, che fai? Che fai? Cioè, si dice, no, tra gli esseri umani, ah, questo lo farei soltanto per te, a questo l'ho fatto solo per te. E noi quanti l'ho fatto solo per te, possiamo dire a Gesù oggi? E quanti ne vorremmo dire domani? Che cosa ci possiamo inventare? Questa è un'esperienza di tutti, cioè chi più è sollecito in questo, tanto più riceverà da Gesù. Questo discorso, quindi lei dice, ma io non faccio niente di male, no, ma quanto, ma quanto lo ami Gesù? Cosa fai per lui? Cosa gli dici? Che sentimenti gli esprimi? Che giri fai? Quali opere compi in suo onore? Quali, abbiamo visto prima, quali rinunce sai fare? Quali mortificazioni sai fare? Che fai per lui? Luisa era un'anima innamorata, perché dice l'anima darebbe a tutti gli eccessi, non curerebbe né vita né morte, né pensa se le conviene o no, farebbe degli spropositi per ottenere quale intento? Di essere a lui più vicina e di essere amata un tantino di più dal suo sommo ed unico bene. Questo ci lascia da pensare a tutti quanti, ed è bene, penso, chiudere e passare alla preghiera personale poi con questo pensiero. Ecco, Santa Vergine Maria, abbiamo appena lambito e accennato il fatto che la qualità della tua spugna è assolutamente inimitabile, perché nessuno è stata piena di Dio quanto sei stata piena tu, così come il tuo esserti sacrificata e immolata, insomma, per lui. Grandissimo il riposo che Gesù ha trovato anche sulla terra grazie alla tua presenza, per non parlare, insomma, ecco, abbiamo fatto una premessa che le gare possiamo farle con tutti, meno che con te, perché qui è proprio una battaglia assolutamente più che persa prima ancora di imbracciare una sola arma, insomma, quindi senza nessuna speranza di vittoria. Ecco, tu ci sei però maestra in tutte quante queste cose, e ti chiediamo di, tu che le hai vissute in maniera così perfetta, di prenderci per mano. Coloro che lo desiderano, ovviamente, coloro che sinceramente lo desiderano e lo vogliono, aiutarli a riempirsi sempre di più per Gesù e quindi a rinnegare, a reprimere, a dominare sempre più se stessi, e a essere generosi, ecco,
nell'offrire, nell'offrirsi a Gesù e ad essere ardenti e fervorosi nell'amarlo sempre più e sempre meglio. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave.